Qui abbiamo un diodo raddrizzatore. Con quattro diodi collegati come in figura, otteniamo il ponte di Graves. Ricordiamo che un diodo permette il passaggio della corrente in un solo verso. Per questo è un componente importante nel passaggio da corrente alternata a corrente continua. Infatti la corrente alternata scorre in entrambe le direzioni, la continua no. Se utilizziamo un solo diodo, eliminiamo una delle due semionde, in questo caso quella negativa, e la corrente diventa pulsante. Otteniamo la circolazione in un solo verso, ma abbiamo intervalli rilevanti a valore zero, da colmare mediante filtraggio. Se usiamo il ponte di diodi o ponte di Graves, otteniamo un risultato decisamente migliore. Vediamo come circola la corrente nel ponte. Il componente rettangolare rappresenta un generico utilizzatore, nel quale analizzeremo il risultato. Partiamo con la semionda positiva. Il polo positivo è in alto. La corrente scorre dal polo positivo verso quello negativo. Qui non può andare verso il diodo 1. Il diodo 1 non lo permette. La corrente prosegue, attraversando il diodo 2. Ora è il diodo 4 a bloccare la corrente, che passa quindi nell'utilizzatore. Ribadiamo che la corrente deve scorrere verso il polo negativo. Non può certo attraversare il diodo 1. Unica strada percorribile è il diodo 3. Ne deriva che con la semionda positiva, la corrente attraversa l'utilizzatore dall'alto verso il basso. Passiamo alla semionda negativa. Il polo positivo è ora in basso. Vediamo anche in questo caso il percorso della corrente. Si parte sempre dal polo positivo. Il diodo 3 impedisce alla corrente di andare verso sinistra. Unica possibilità è l'attraversamento del diodo 4. Ora è il diodo 2 a sbarrare la strada. L'unica percorribile è quella attraverso l'utilizzatore. Infine, il diodo 1 permette la percorrenza verso il polo negativo. Possiamo concludere che anche con la semionda negativa, la corrente percorre l'utilizzatore dall'alto verso il basso. Con il ponte di diodi, non abbiamo eliminato la semionda negativa, ma l'abbiamo resa positiva. Il risultato è quello mostrato. Se confrontiamo i due casi, ci rendiamo conto che filtrare quanto ottenuto col ponte di diodi per ottenere una corrente continua risulta più semplice ed efficace. Possiamo trovare il ponte realizzato con i singoli diodi. Qui abbiamo invece un ponte raddrizzatore in forma integrata. I terminali sono quattro. Riconosciamo i due da alimentare in alternata, e i due di uscita con polarità positiva e negativa. Anche questo è un ponte di diodi in forma integrata, con gli stessi quattro terminali.